Benvenuti alla puntata numero 32 di Electric Motor News, puntata particolare perché siamo stati all'Ecartec che si è tenuto a Monaco di Baviera, una rassegna molto importante per quanto riguarda la tecnica dei veicoli elettrici e tra tanta tecnica abbiamo visto anche dei prodotti finiti anche molto particolari da presentarvi in questa puntata, come ad esempio un veicolo da neve austriaco, realizzato sulla base di una vecchia Bombardier, un veicolo appunto per circolare sulla neve. Poi abbiamo visto anche un'auto elettrica da record, realizzata in Finlandia, un camion elettrico e un piccolo veicolo elettrico adibito al trasporto di sabili, ma con dei brevetti importantissimi e molto interessanti per quanto riguarda la configurazione delle ruote che permette lo spostamento sia in avanti che indietro e anche ai lati di questo particolare tipo di veicoli e noi vi faremo vedere delle immagini in questa puntata. Inoltre avremo anche un servizio per quanto riguarda la BMW e come sta lavorando con la fibra di carbonio per fare dei telai sicuri nei veicoli elettrici della casa di Monaco di Baviera. Ma iniziamo subito allora con il primo servizio di questa 32esima puntata di Electric Motor News dell'anno 2013 con il veicolo da neve che è stato fatto in Austria e che noi abbiamo visto all'Ecartec di Monaco di Baviera. Vediamo. La mobilità elettrica è molto sentita nella regione austriaca della Stiria, dove si punta ad utilizzare forme di propulsione sempre più rispettose dell'ambiente. Una di queste forme di propulsione è adatta ad essere usata sulle piste da sci, con l'introduzione della prima motoslitta a trazione elettrica negli scorsi mondiali di sci a Schladming. Snowbird è la prima motoslitta elettrica ed è un progetto congiunto sviluppato dall'Università di Scienze Applicate di Johanneum in Stiria, Planai Banen ed Energie Steiermark. È stato sviluppato appositamente per le esigenze delle aree sciistiche dell'Europa centrale. Al momento è un prototipo, ma secondo Energie Steiermark, in 2 anni la Snowbird potrebbe essere prodotta in serie. La maggior parte delle motoslitte che sono attualmente in uso sono progettate per il mercato nordamericano, dove è particolarmente importante utilizzarle per coprire la maggior distanza possibile sulla neve. Per l'uso in Austria, questi veicoli sono troppo rumorosi e consumano troppo. Lo sviluppo della motoslitta della Stiria, fatto su base Bombardier, nel quale sono stati investiti 100.000 euro, ora potrebbe aiutare questo particolare settore della mobilità. La prima esperienza fatta è molto promettente, ha detto il sovrintendente di Planai, Karl Uflen. Il prototipo verrà collaudato nel soccorso in montagna sul Planai. Se questi test avranno successo, lo Snowbird potrebbe essere prodotto in serie entro 1 o 2 anni, dice il project manager John Haas della FH Johanneum. Al momento è un argomento che vorrei almeno preventivare come collaudi durante 2 stagioni, fino a conoscere l'affidabilità e dopo potrebbe essere lanciato sul mercato. La stima dei numeri di vendita in Europa è di 10.000 pezzi. Alcune conversazioni iniziali con i produttori sono già in corso, dice l'economista Christian Buchmann. Ho avuto colloqui con i rappresentanti del Canada e del Nord America. Abbiamo un gruppo molto forte nel settore della mobilità in Stiria. Penso che ci siano ottime reti e noi resteremo un buon partner per il futuro. Ecartec è il fornitore del sistema per il progetto Snowbird, la prima motoslitta elettrica delle Alpi, che è stata sviluppata presso l'Università di Scienze Applicate di Johanneum di Graz. Lo Snowbird utilizza l'intera gamma di soluzione Ecartec, dalla gestione elettronica Ecar al cablaggio, passando per il motore e la batteria. Riguardo il sistema, è composto dalla scatola di derivazione da 230 volt, il caricatore con cablaggio e il software di controllo. Il professor Gerard Valenta della FH Johanneum di Graz ha detto che il design modulare del sistema di azionamento Ecartec che abbiamo usato nella costruzione della prima motoslitta elettrica delle Alpi viene completamente integrato alla meccanica dei componenti dello Snowbird ed ora
bisogna concentrarsi sul test drive e le diverse prove. Grazie al know-how e l'esperienza del team di Eckhart Tech, siamo stati in grado di avviare il veicolo come plug and play. Lo si ricarica e lo si porta a lavorare. Affascinante. Close, please.